Radio Radicale, ci occupiamo ora degli interventi di fine seduta, ciò che dicono i deputati al termine dei lavori in aula. Oggi ci occupiamo degli interventi di fine seduta del 22 novembre e del 26 novembre. In primo piano abbiamo messo gli interventi di Beatrice Lorenzin, di Civica Popolare, di Lia Quartapelle, del Partito Democratico, su Silvia Romano, la cooperante italiana che è stata rapita nei giorni scorsi in Kenya. A proposito dei commenti che sono apparsi in alcuni, in particolare su un quotidiano, sul fatto che la cooperante Silvia Romano sia andata lì in Kenya per cercare dei guai. Naturalmente questo articolo apparso su un quotidiano ha creato notevoli polemiche, ha provocato notevoli polemiche nel mondo politico, e gli interventi di Beatrice Lorenzin e di Lia Quartapelle hanno sottolineato questo gravissimo attacco nei confronti di questa ragazza che sarebbe viva e che c'è, naturalmente ci auguriamo che torni presto abbracciata dai suoi cari. La deputata Bordonali della Lega e il deputato Di Sarno del Movimento 5 Stelle sono intervenuti per elencare una serie di minacce che hanno riguardato la Lega e un intervento di Matteo Salvini in Sardegna. Ricordiamo che nell'occasione della visita di Salvini in Sardegna ci sono state delle minacce molto gravi nei confronti di alcune sedi della Lega e del ministro dell'Interno. L'onorevole Bordonali ha voluto denunciare in aula questi fatti. Lo stesso ha fatto l'onorevole Di Sarno, che ha citato il caso di un consigliere comunale di Casanuovo in provincia di Napoli, che è stato aggredito proprio nell'aula del consiglio comunale. Il deputato del Partito Democratico Enrico Borghi, a nome del gruppo parlamentare del PD, ha espresso la sua solidarietà sia nei confronti della Lega che del Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che lo stesso Borghi la scorsa settimana aveva denunciato delle minacce che aveva ricevuto all'indomani del question time che si era svolto alla Camera dei deputati, ed gli erano giunte delle minacce, la minaccia di una consegna di un pacco pieno di tritolo. Sempre legata alla violenza politica, l'onorevole Giuliano del Movimento 5 Stelle ha citato un gravissimo episodio, l'assassinio di un avvenuto a San Severo di Foggia, citando la grave situazione, come ha fatto già altre volte, dell'ordine pubblico in provincia di Foggia. Il deputato Acunzo del Movimento 5 Stelle ha voluto tributare un omaggio al regista Bernardo Bertolucci, che è scomparso il 26 novembre. Poi ci sono stati una serie di interventi che hanno riguardato le celebrazioni del 25 novembre, la giornata contro la violenza sulle donne. E su questo vi segnaliamo gli interventi della deputata Flora Frate del Movimento 5 Stelle, della deputata Vittoria Casa, sempre del Movimento 5 Stelle, che ha voluto denunciare un articolo di un settimanale contro la deputata del Movimento 5 Stelle Azzolina. E poi l'intervento della deputata sempre del Movimento 5 Stelle Barbuto, per ricordare questo anniversario. E poi ci sono altri interventi. La deputata Rosalba De Giorgi ha sottolineato i ritardi per la costruzione della strada regionale 8 in Puglia, progetto che secondo la De Giorgi del Movimento 5 Stelle sarebbe stato ridimensionato. Leonardo Donno, deputato del Movimento 5 Stelle, è intervenuto sugli insulti che avrebbe ricevuto da parte di un deputato del Partito Democratico, che si sarebbe rivolto ai deputati del Movimento 5 Stelle definendoli cani che devono stare a cuccia. La deputata Bucalo di
di Fratelli d'Italia, ha voluto ricordare l'anniversario dell'alluvione di Barcellona Pozzo di Gotto, che è un comune in provincia di Messina, mentre la deputata Grippa del Movimento 5 Stelle ha denunciato un caso di malasanità in Abruzzo che concerne i ritardi delle visite specialistiche delle strutture pubbliche. Carlo Fatuzzo del Partito dei Pensionati, del gruppo parlamentare di Forza Italia, è intervenuto sulle attese dei pensionati in merito alla riforma di quota 100, mentre la deputata Troiano del Movimento 5 Stelle ha denunciato i disservizi di Trenitalia nella regione Puglia. Ma ascoltiamo che cosa hanno detto i deputati alla fine dei lavori in aula, negli interventi di fine seduta, nelle sedute del 22 e del 26 novembre, a partire dagli interventi di Beatrice Lorenzin e di Lia Quartapelle sull'articolo di un quotidiano su Silvia Romano, la cooperante rapita in Kenya. Buona visione, buon ascolto. Grazie Presidente. Silvia Romano, sono contenta di aver sentito questo nome, questo cognome che giare più volte in Colleghi, quest'Aula a scusate, fine colleghi. seduta. Una ragazza di 23 anni rapita in Kenya mentre stava svolgendo il suo operato di volontariato. Una ragazza animata da ideali, da passione, da altruismo. Un eroe moderno, una persona da lodare. Intorno al quale tutti noi dovremmo essere preoccupati e stringerci vicino alla sua famiglia, far sentire la vicinanza di questo Parlamento e dello Stato italiano ad un'italiana rapita mentre svolgeva attività di volontariato. Purtroppo in queste ore sui social si è scatenato qualcosa di orribile. Anche adesso stavo leggendo, è andata in Africa, le sta bene, se l'è cercata. Signori, signore, lo dico alle donne Collega, presenti deve in concludere. quest'aula, stringiamoci tutte, facciamo partire un hashtag, siete più brave di me, lo dico alle giovani donne che sono qui presenti e che sono convinte, sono qui perché animate dalla passione, dalla voglia di cambiare il Collega, deve mondo, chi concludere. nelle istituzioni e chi fuori, ognuno a modo suo, facciamoci sentire perché questo è lo spirito che tutti quanti noi vogliamo per le Grazie, nostre figlie. collega. Grazie Presidente. Martedì sera è stata rapita in Kenya una giovane volontaria milanese, Silvia Romano. Con questo intervento vorrei far arrivare a nome del mio gruppo e credo di tutta l'Aula un grande abbraccio a Silvia in queste ore per lei molto difficili. Un abbraccio alla sua famiglia, a suo papà che ieri sera era a fare volontariato come ogni mercoledì vicino a casa. Spero che con questo intervento si riesca a far sentire la vicinanza delle istituzioni a delle persone che stanno vivendo delle ore di angoscia indicibile. Vorrei anche ringraziare le donne e gli uomini della Farnesina che si stanno operando per la liberazione di Silvia, che speriamo avvenga il prima possibile. Ma vorrei anche aggiungere una riflessione. In queste ore, subito dopo la notizia del suo rapimento, sui social, sui giornali, si è scatenata la solita gazzarra indicibile di commenti, di insulti, di opinioni diffamanti. Addirittura su un quotidiano nazionale con sede a Milano, un editorialista ha scritto che Silvia era animata da una smania di altruismo. Ecco, io sinceramente mi chiedo che paese siamo diventati se non sappiamo trovare le parole per essere vicini a una ragazza che questa mattina si è svegliata nelle mani dei suoi rapitori. Che paese siamo diventati se sprechiamo ogni giorno parole per commentare fatti di cui sappiamo poco, per giudicare persone che non conosciamo? Che paese siamo diventati se non sappiamo trovare le parole per dimostrarci uniti e Concluda. vicini a una famiglia che soffre e a una ragazza che in questo momento è in pericolo? Vorrei porre all'attenzione dell'Aula l'ennesimo fatto grave, anzi gravissimo, atto intimidatorio all'arrivo della vigilia, alla vigilia dell'arrivo del ministro Salvini in Sardegna. Questa notte due sedi di partito sono state imbrattate nuovamente a Cagliari, una del Partito Sardo d'Azione e l'altra della Lega. Ma questa è l'ultima azione intimidatoria, anche perché negli scorsi giorni abbiamo visto scritte che inneggiavano alla morte del ministro Salvini, estremamente vergognose.
abbiamo visto manifesti affissi a Cagliari con il ministro Salvini a testa in giù. E purtroppo questi atti intimidatori nell'ultimo periodo sono abbastanza generalizzati su tutto il territorio nazionale. Quindi, Presidente, voglio chiedere a lei, tramite lei, a tutti i colleghi presenti di tutti gli schieramenti, di tutti i partiti adesso presenti in aula, ma che facciano anche da portavoce a chi è al di fuori di quest'aula, di veramente condannare questi episodi, questo clima che si è creato nei confronti della Lega, nei confronti del ministro Salvini. Io penso che debba essere espressa da parte di tutti solidarietà al ministro e veramente una seria presa di posizione di condanna nei confronti di questi atti. Ho parlato di atti intimidatori, atti che vorrebbero portarci, incutendo paura, a desistere dalla nostra azione, ma non desisteremo, mai, mai desisteremo. Concluda. Né in Sardegna né altrove. E la presenza oggi, in questo momento, di tanti sardi al comizio del ministro Salvini ne è la testimonianza più certa. Grazie. Grazie Presidente, io pongo all'attenzione dell'Aula un fatto di una gravità inaudita accaduta nella giornata odierna, ovvero il consigliere comunale Cristian Cerbone del comune di Casalnuovo di Napoli, mentre svolgeva la sua attività di mandato di consigliere comunale, è stato violentemente aggredito prima verbalmente e fisicamente nell'aula consiliare del comune. Questo è un fatto di una gravità inaudita, esprimiamo tutta la vicinanza e la solidarietà del Movimento 5 Stelle e speriamo che quanto prima l'autorità giudiziaria faccia luce su questa gravissima vicenda. Grazie. La ringrazio signora Presidente per la irritualità, ma noi non eravamo a conoscenza della denuncia portata in quest'aula dai colleghi della Lega circa i gravi fatti che sono stati in questa sede portati e quindi noi vogliamo esprimere a nome del gruppo del Partito Democratico la nostra solidarietà. Il fatto di essere degli avversari politici non significa nulla, la violenza non può e non deve diventare un elemento di discussione, di confronto e di dialettica. La violenza deve rimanere al di fuori di qualsiasi istituzione democratica e ciò valga naturalmente anche con riferimento alle osservazioni e al fatto denunciato dai colleghi del Movimento 5 Stelle. Naturalmente ci attendiamo della reciprocità sotto questo profilo perché, come lei sa, anche il nostro gruppo è stato oggetto di fenomeni di questa natura, ma ci tenevamo nella circostanza ad esprimere la nostra solidarietà e vicinanza. Grazie. Grazie Presidente. Il 24 novembre scorso nella mia città San Severo si è verificato un gravissimo fatto di sangue. In pieno giorno, nei pressi del salone di un barbiere, un sanguinoso agguato, l'ennesimo in provincia di Foggia, ha provocato la morte di un pregiudicato, noto esponente della malavita locale, e il ferimento grave di altre due persone. Sconcertante la dinamica dell'agguato. Due killer, armati di fucile e pistola, giunti sul posto a bordo di un'auto guidata da una terza persona, hanno esploso almeno 50 colpi di arma da fuoco all'impazzata, sia all'esterno che all'interno del locale. La vittima, già scampata ad un agguato nel 2015 in cui furono esplosi una ventina di colpi di mitraglietta e più volte arrestata in diversi blitz antimafia, era lo zio del 36enne assassinato il 25 agosto scorso in una strada centrale di San Severo. Questi agguati sono l'ennesimo segno di un'emergenza criminale già evidenziata nella delibera del CSM del 18 ottobre 2017, che parla di radicate forme di criminalità organizzata sul territorio, sodalizi criminali su base familiare, affiliati alla mafia foggiana, che controllano le attività illecite attraverso una spartizione del territorio e hanno contatti con gruppi criminali campani e calabresi. La situazione è molto grave. I cittadini non possono vivere in un clima di paura e di perenne insicurezza. Per arginare il fenomeno malavitoso occorre un significativo rafforzamento dell'organico delle forze dell'ordine, in particolare dei nuclei investigativi che svolgono indagini in materia di criminalità e criminalità organizzata. Occorre lanciare un messaggio collettivo di legalità forte, costante e coerente attraverso interventi sinergici delle forze istituzionali e della società civile. Il Movimento 5 Stelle ha già presentato un disegno di legge a prima firma del senatore foggiano Marco Pellegrini per l'istituzione a Foggia della sezione distaccata della Corte d'Appello di Bari e della Direzione Distrettuale Antimafia. San Severo e l'intera capitanata necessitano
della massima attenzione e non devono essere lasciate sole. E il nostro impegno in questo senso sarà massimo. Grazie. Grazie. Grazie Presidente. Oggi purtroppo diciamo addio ad uno dei più grandi maestri del cinema. Un artista, un innovatore, colui che ha segnato profondamente il panorama del nostro cinema. Oggi purtroppo dobbiamo salutare il maestro Bernardo Bertolucci, al quale farei un applauso. Gli Oscar che ci ha regalato sono il trionfo del suo sguardo sull'Italia. I suoi racconti hanno come primo merito quello di aver reso eterno il nostro paese. Ci ha regalato capolavori, ragazzi, sono contento che voi ci siate, il maestro Bertolucci ci ha regalato capolavori come Ultimo Tango a Parigi, L'Ultimo Imperatore e L'Indimenticabile Novecento, dove il vecchio Burt Lancaster dice: quando la festa sta per finire, di che sono morto, digli che sono morto, ma che continuino a ballare. Addio maestro. Grazie. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Sempre più donne sono vittima di violenza fisica e sessuale, violenza psicologica, episodi di stalking, maltrattamenti in famiglia. In molti, troppi casi finiscono uccise. Dall'inizio di quest'anno sono già 65 le donne ammazzate. Un fenomeno dilagante che non conosce differenze sociali, culturali, etniche. Da nord a sud, indistintamente, perché un atto di violenza può accadere ovunque, dentro le mura domestiche, sul posto di lavoro, per strada. Per non parlare delle donne con disabilità, vittime secondarie di una violenza di serie B. Ebbene, il 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. È giusto commemorare, raccontare testimonianze, condividere le esperienze, ma questo non può bastare. Occorre di più, più informazione, più formazione, più prevenzione, perché la violenza di genere è frutto di uno stereotipo che intende la donna come oggetto, come proprietà. Occorre una svolta culturale che parta da una presa di coscienza collettiva delle donne. Se una, allora tutte, perché se una donna subisce, allora tutte le donne devono sentirsi parte lesa. Uno schiaffo, una molestia sul lavoro, aver paura di camminare per strada, sei bella e te la sei andata a cercare. Non devono restare casi individuali, ma devono coinvolgere tutte noi. Se una, allora tutte. Grazie. Nella giornata di ieri, domenica 25 novembre, giornata in cui si rinnovava l'impegno per sconfiggere la violenza sulle donne, il settimanale L'Espresso ha deciso di pubblicare un corsivo dedicato alla nostra collega Lucia Azzolina. Un corsivo, non so se ironico, di gossip, semplicemente di cattivo gusto, in cui assenti erano i fatti, i riferimenti alla sua attività sul territorio in Parlamento, la critica, sempre ben accetta ovviamente, alle sue convinzioni politiche o culturali. Naturalmente lungi da me qualsiasi intento di censore della stampa o del giornalismo. La libertà di informazione ed espressione è sacra in qualsiasi stato di diritto ed è una componente basilare della democrazia. L'opera di coraggiosa testimonianza portata avanti da tanti giornalisti dalla schiena dritta ha senza dubbio concorso ad aumentare la consapevolezza dei cittadini rispetto a questioni ed eventi cruciali per il Paese. Anzi, la critica giornalistica alla politica, al lavoro di noi parlamentari, è un ingrediente fondamentale del dibattito pubblico e contribuisce a stimolare e arricchire il nostro operato. Ma mi chiedo quale sia il contributo che un giornale offre al lettore e alla società pubblicando un corsivo in cui si qualifica una parlamentare della Repubblica solo per alcuni suoi aspetti fisici o presunti tratti caratteriali, le labbra scarlatte, le risatine insolenti, la presunta altezzosità, l'approccio scostante. Si tratta, lasciatemelo dire senza giri di parole, di un corsivo giornalistico, se così si può definire, che trasuda maschilismo e offese di stampo sessista in ogni parola. Un corsivo che soprattutto non aiuta nemmeno a ricostruire quel clima di fiducia e di dialogo costruttivo che invece dovrebbe ispirare rapporti tra classe politica, stampa e pubblica opinione.
Concludo, gentile Presidente, dicendo che questo corsivo ci indigna come donne e come parlamentari, ancor più perché rivela un'ipocrisia profonda che svilisce a pura strumentalizzazione occasionale una battaglia, quella contro la violenza sulle donne, invece cruciale per la qualità complessiva della nostra vita civile. Mi piacerebbe, ma questo è solo un auspicio, che almeno in occasioni come queste ci fosse da parte di tutte le donne presenti in questo Parlamento un sincero sentimento di sostegno reciproco, senza guardare al colore politico e alle divergenze di pensiero che ovviamente ci dividono, ma condividendo la convinzione Ringrazio. Che tutte noi vogliamo essere giudicate e anche criticate per quello che facciamo o diciamo, non per il colore delle nostre Grazie. Labbra o per la lunghezza della nostra gonna. Grazie Presidente. Pregiatissime colleghe e colleghi, il 25 novembre del 1960, tre sorelle, le sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti, arrestati a causa della loro appartenenza ad un gruppo che si opponeva alla dittatura di Rafael Leonida Trujillo, furono bloccate sulla strada, condotte in un luogo segreto, torturate, massacrate a colpi di bastone e infine strangolate. Gli assassini successivamente completarono l'opera gettando le loro vittime in un precipizio a bordo di un'auto, tentando di simularne un incidente per occultare il brutale assassinio. Il 17 dicembre del 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituì in ricordo proprio di questo tragico evento la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ed oggi lo voglio svolgere questo intervento ancor prima che come deputato, come docente, da sempre impegnata nel coordinamento dei docenti diritti umani e convinta, come sono e come sono sempre stata, che solo una corretta educazione possa favorire il rispetto e prevenire ogni fenomeno di odio e di prevaricazione nei confronti delle donne. Dal 1960, infatti, sono passati tanti anni, ma purtroppo la violenza in genere, ed in particolare la violenza sulle donne, continua ancora ad imperversare e negli ultimi anni sembra che stia addirittura aumentando di intensità. Non vi è giorno in cui non si parli di una donna maltrattata, torturata, spregiata, umiliata, violentata, costretta in schiavitù fisica o morale. Donne costrette a vivere in una situazione di violenza tra le mura domestiche, donne cui si nega la libertà di porre fine a un rapporto sentimentale, donne spregiate, picchiate, uccise, donne, ma sarebbe più giusto dire bambine, costrette a matrimoni con uomini molto più grandi di loro, donne che giungono sui barconi della speranza se riescono a sopravvivere, violentate e depredate nella loro dignità e costrette con violenza e minaccia a prostituirsi. Perché, nonostante se ne parli continuamente, la violenza non accenna a fermarsi? Perché evidentemente occorre avere maggiore attenzione ad un altro aspetto fondamentale per una crescita sana ed equilibrata ed improntata al rispetto dei valori e dei diritti umani, perché occorre privilegiare la formazione oltre che l'informazione, entrambe essenziali ma imprescindibilmente legate l'una all'altra. Dopo l'opera della... Deve concludere. Vogliamo dedicare questa riflessione, concludo Presidente, a tutte le donne che spariscono ma risorgono dalle loro ceneri come l'araba fenice per rendere la loro testimonianza e rivendicare con fierezza la loro libertà e la loro dignità in ogni momento, in ogni attimo, in ogni gesto, in ogni gioia e in ogni dolore. Perché ognuna di noi rivendichi con fierezza la bellezza di essere donne. Grazie. La regionale 8 si farà. Questo il titolo che molti organi di informazione di Taranto hanno scelto per dare la notizia secondo cui entro il 2019 sarà pubblicato il bando di gara per la realizzazione della rete viaria che collegherà la città dei Due Mari ad Avetrana, punto estremo del versante orientale della provincia ionica. Ad aver affermato che il prossimo anno questa opera di enorme importanza per l'economia turistica tarantina prenderà il via sono stati due assessori della Regione Puglia, i quali hanno anche ricordato che per portare a termine questa arteria stradale sono stati messi a disposizione 193 milioni di euro grazie ai fondi della delibera CIPE 26 del 2016. Un annuncio del genere avrebbe dovuto tranquillizzare tutti coloro, e non sono pochi, che temono di veder svanire il sogno di una superstrada che rappresenta non solo la possibilità di collegare la Basilicata e il capoluogo ionico al Salento, decongestionando il traffico sulla litoranea tarantina, ma anche l'occasione per rilanciare e sviluppare finalmente un settore turistico da sempre alle prese con lacune infrastrutturali. Certo, se entro il prossimo anno si dovesse dare il via a questa opera sarebbe magnifico, però non si può non rilevare che ci troviamo di fronte all'ennesimo annuncio relativo ad un progetto di cui si iniziò a parlare in modo convinto oltre 30 anni fa.
Ci troviamo di fronte a indicazioni che non forniscono alcuna certezza riguardo ai tempi di attuazione di questa arteria viaria, che troppo spesso ha visto rimandata la sua nascita. Ma ad alimentare diffidenza e timori c'è pure il rischio che, stando a voci che ormai si registrano con sempre più frequenza, la somma stanziata non sia più sufficiente per coprire i costi dell'opera, circostanza che, se aderente alla realtà, porterebbe la cosiddetta regionale 8 a subire un grave ridimensionamento che la renderebbe non più rispondente alle aspettative di un territorio che tutto può sopportare tranne che lasciarsi sfuggire altre occasioni. Grazie Presidente. Grazie. Grazie Presidente. Desidero innanzitutto scusarmi con il collega Padoan per averlo interrotto durante il suo intervento. Però faccio questo intervento per denunciare un fatto gravissimo che si è verificato poc'anzi. Il collega Marattin, durante l'intervento del Partito Democratico, gesticolando e urlando nei miei confronti, nei confronti del collega D'Ambrosio e di altri colleghi del gruppo del Movimento 5 Stelle, ci apostrofava come dei cani che devono stare alla cuccia. Beh, io chiedo al Collegio dei Questori di prendere provvedimenti, perché all'interno di quest'Aula la dignità di ognuno di noi, di maggioranza e di opposizione, venga tutelata e che non venga mai più toccata da offese del genere. Grazie collega, ovviamente riferirò le sue esternazioni al Presidente della Camera. Grazie signor Presidente. 7 anni fa la mia città, Barcellona Pozzo di Cotto, è stata devastata dall'alluvione, un evento drammatico, una comunità in ginocchio. Non posso dimenticare quelle ore tragiche, non posso dimenticare la furia del torrente che ha travolto tutto, non posso dimenticare il terrore negli occhi dei bambini e di chi, come me, è rimasta intrappolata per 7-8 ore nel fango. Purtroppo, signor Presidente, in questi anni tante altre città, da nord a sud, hanno subito questa tragedia. Non possiamo più sottovalutare lo stato emergenziale in cui versa il nostro Paese. L'Italia ha un grave problema di dissesto idrogeologico ed è necessario intervenire al più presto con un serio programma di risanamento del nostro Paese, affinché queste tragedie, affinché non si ritorni sempre a piangere sulle morti di innocenti. Grazie. Presidente, volevo portare all'attenzione di quest'Aula un episodio di una gravità inaudita che è accaduto nei giorni scorsi nella mia città, Vasto. Una donna malata di tumore era in attesa di 2 anni per effettuare un'ecografia addominale. Ebbene, il giorno dell'appuntamento si è recata in ospedale per effettuare l'esame e ha ottenuto una sgradevole notizia, perché l'esame gli è stato posticipato, al che la donna si è dovuta rivolgere a una clinica privata. La mia denuncia è questo, tra l'altro l'esito dell'esame è stato catastrofico, perché in questi 2 anni la malattia è in uno stato di avanzamento tale che la donna sta malissimo. Tutto questo non è plausibile e non dovrebbe accadere in nessun ospedale d'Italia. Concludo. Purtroppo le denunce delle liste d'attesa sono interminabili. Comprendiamo benissimo che il ministro Giulia Grillo, da quando si è insediata, è molto vicina a queste tematiche. Ha inviato diversi ispettori in diverse regioni d'Italia. Ci auspichiamo che la sua attenzione continui e si rechi e si accerti di questa situazione anche nel nostro ospedale. Questa è sicuramente una scelta, concludo Presidente, è una scelta scellerata che è avvenuta grazie ai governi precedenti e alle scelte regionali che hanno indebitato le regioni sotto il profilo della sanità. Grazie Presidente. Grazie. Venendo qui questa mattina alla stazione di Roma, scendendo dal treno, sono stato riconosciuto da una signora di mezza età, la quale mi si è avvicinata e mi ha detto: ma lei è l'onorevole Fatuzzo? Sì, ho detto, sono io. Ma la pensione, quando è che ce la danno a 60 anni anziché a 67, come aveva detto la Fornero? Io sto aspettando dal
da quando si è votato, da marzo, ma ancora tutte le volte che vado a chiedere all'INPS quand'è che posso avere la pensione, mi rispondono sempre a 67 anni. Anzi, quando sanno che io ne ho 60, mi dicono che devo aspettare 68 anni di età. Lei che vede sempre Salvini, glielo dica di fare presto a darci questa pensione, perché non è possibile che noi, dopo che abbiamo sempre lavorato, io sto lavorando ancora in una casa per anziani, non riusciamo ad avere la pensione, ma siamo proprio gli ultimi tra gli ultimi. Viva i pensionati! Pensionati, all'attacco! Grazie Presidente. Colleghi, abbiamo appreso con piacere che il nuovo piano di Trenitalia prevederà nuovi collegamenti da e per la Regione Puglia. Ciò però non basta. I pendolari della Regione, che ricordo conta 4 milioni di abitanti dell'entroterra della Campania, del Molise e della Basilicata, chiedono un'attenzione maggiore nei collegamenti da e per Roma e il Nord Italia. La Regione Puglia, infatti, è un'area attrattiva per altre regioni attraverso tre città strategiche come Foggia per il Molise e Irpinia, Bari e Taranto per la regione Basilicata. L'istituzione di nuove fermate delle frecce a Benevento, Caserta e Foggia potrebbero permettere un servizio più dignitoso per circa 1.800.000 persone. Inoltre l'attivazione di treni notturni potrebbe permettere ai pendolari che per lavoro hanno necessità di raggiungere in mattinata il centro e Nord Italia di farlo in maniera più semplice con andata e ritorno in giornata. Sono convinta che questo governo accoglierà l'appello di tanti pendolari promuovendo con Trenitalia un percorso davvero innovativo capace di permettere una maggiore mobilità tra città, soprattutto a livello interregionale. Grazie.